Ecco qua, Serena Palazzo con classificazione automatica dei ticket di helpdesk su Odoo con tecniche di NLP. Ho dovuto accorciare il titolo perché non entra nella slide. Va bene, allora buon lavoro. Grazie. Allora, come ha detto Andrea, che ringrazio per la presentazione, parlerò di tecniche di gestione dei ticket su Odoo attraverso l'intelligenza artificiale. Abbiamo, diciamo, per un'esigenza interna sviluppato un tool che, basandosi sui ticket raccolti sulla piattaforma Odoo, potesse classificarli e indirizzarli in automatico utilizzando l'intelligenza artificiale in diversi step del flusso di gestione dei ticket. Nel talk parlerò in generale di una panoramica per poi entrare in dettaglio dell'implementazione tecnica di questo tool. Però prima di parlarne volevo dare un po' di contesto riguardo l'esigenza del creare questo tipo di tool. Il tutto è nato da un'esigenza interna perché comunque ci siamo resi conto che internamente ma in generale nei sistemi di helpdesk tradizionali ci sono tutta una serie di problematiche che l'utente deve affrontare perché spesso task anche semplici vengono gestiti in maniera complessa e questo porta con sé una lentezza esagerata per poi indirizzare e risolvere anche ticket veramente banali. Quindi dalle problematiche interne ci siamo ispirati per mettere in piedi un qualcosa che potesse essere automatizzato il più possibile. E in tal senso abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale, quindi per modernizzare questo flusso di lavoro, in diversi step della gestione dei ticket. A partire dalla raccolta proprio della richiesta dell'utente, quindi ci siamo focalizzati inizialmente su una prima parte che riguarda quindi lo sviluppo di un chatbot, di cui parlerò dopo in dettaglio, per poi passare all'integrazione con Odoo, perché diciamo le richieste degli utenti che arrivano tramite chatbot l'abbiamo pensata in maniera tale che potesse in automatico triggerare l'apertura di un ticket sulla piattaforma Odoo tramite integrazione real time e per poi passare a un terzo e un quarto step, ovvero la categorizzazione dei ticket con una certa label estratta dal contenuto del ticket stesso e poi quindi anche l'etichettatura del ticket stesso, perché etichettare il ticket con una certa label appropriata aiuta anche a indirizzare il ticket verso il team di sviluppo di risoluzione appropriato senza dover fare giri assurdi per arrivare al punto giusto. Partendo dal chatbot, diciamo l'idea di base è stata quella di utilizzare un chatbot che potesse fare un primo livello di assistenza. Però non solo, l'idea era anche di sviluppare un chatbot che fosse in grado anche di aiutare l'utente a avere delle informazioni rapide senza dover spulciare manuali e cercare informazioni da fonti di date e dati diverse e esistenti su diversi database o piattaforme. Il chatbot in questione l'abbiamo sviluppato utilizzando la piattaforma Google Cloud che offre tutta una serie di tool di intelligenza artificiale abbastanza avanzati in grado quindi di permettere di sviluppare sia i chatbot tra virgolette tradizionali, quindi chatbot che permettono di mettere in piedi un flusso di lavoro domande risposta, ma anche attraverso l'utilizzo di tecniche specifiche, come in questo caso per Google, Vertex AI, Search & Conversation, che è un tool che è in grado di accedere a una knowledge base proprietaria del cliente, azienda, company, e trarre in automatico informazioni utili per dare risposte all'utente. Per questo tipo di attività, quindi per il primo step del flusso di gestione dei ticket o comunque della raccolta delle informazioni dell'utente, abbiamo utilizzato Dialogflow. Dialogflow è questa piattaforma unificata di Google Cloud che consente di creare sia chatbot, quindi basati su testo, sia voicebot, quindi basati su
su voce, ma anche in generale agenti virtuali che quindi possono anche prendere in carico questo tipo di attività di risposta ad informazioni tratte dai manuali. Dialogflow è in grado, intanto è multilingua, e si basa su tecniche di intelligenza artificiale basate sul natural language processing, quindi elaborazione del linguaggio naturale, e in più ultimamente ha anche al suo interno capabilities di generative AI che consentono di rispondere all'utente in maniera il più naturale possibile, sia in formato testo che in formato voce, e quindi avere la sensazione di parlare praticamente con un umano. In tal senso, un'ultima cosa, Dialogflow consente anche una cosa molto importante, ovvero la raccolta di insight dal testo o dalla voce, tramite per esempio l'elaborazione di quello che è il sentiment quindi della voce o del testo stesso, e questo consente anche in un secondo momento di capire qual è l'esperienza dell'utente. Se quindi si è, sì, non si sente? Ok. Ok. È perché. Perfetto. Un altro, diciamo, tema importante legato, e qui entra in gioco Odoo per la prima parte, un altro tema importante legato a questo chatbot è quello che appunto dicevo prima, ovvero la possibilità di accedere a una knowledge base depositata da qualche parte, che in questo caso era proprio la knowledge base di Odoo, e fare in modo che quindi il chatbot, attraverso l'AI generativa, attraverso questi tool di Google, fosse in grado di accedere a tutta una serie di documentazioni caricate su questa knowledge base integrata e dare quindi delle info real time all'utente. Il tutto ci ha consentito comunque di ridurre, già solo con questo step, notevolmente il carico di lavoro sugli operatori, nel senso che comunque domande banali che magari devono essere di solito gestite da una persona possono essere filtrate attraverso questo tipo di tool. In più, la creazione del chatbot integrata con Odoo, e come vedremo anche dopo, consente anche l'apertura automatica dei ticket stessi sulla piattaforma, ma anche eventualmente il cambio di stato del ticket o la chiusura del ticket stesso. Passando quindi all'integrazione con Odoo, quello che di base è l'idea dietro questo tipo di flusso è quindi appunto far sì che i tool di Google di intelligenza artificiale opportunamente creati, addestrati, eccetera, parlino direttamente con Odoo tramite l'help desk in real time, in modo tale che appunto avviene quello che ho appena detto, ovvero il cambio di stato dei ticket, l'apertura dei ticket, la gestione delle informazioni, le risposte real time, eccetera. E questo è quindi il secondo step di questo flusso di lavoro. Passiamo poi al terzo step, che anche in questo caso entra in gioco l'intelligenza artificiale, ma in maniera diversa, ovvero la categorizzazione dei ticket. In questo caso ci viene incontro un altro tipo di capabilities dell'intelligenza artificiale, ovvero la possibilità di categorizzare testo in, diciamo, secondo categorie definite, e quindi permettere poi in un secondo momento di fare delle predizioni su testo nuovo, perché appunto l'algoritmo è stato in grado di imparare da un dataset di ticket storici qual è la categoria di appartenenza di un certo tipo di testo. Quindi se per esempio all'interno di un ticket si parla di una certa parola chiave e attraverso l'addestramento quella tipologia di ticket è stata categorizzata in un certo modo, successivamente all'arrivo di un nuovo ticket il tool è in grado di dare in output la label giusta che viene utilizzata successivamente per la categorizzazione del ticket stesso. E questo è esattamente l'ultimo step del tool. Infatti, una volta che
i ticket sono, le label sono state estratte attraverso l'utilizzo di questo tool di Natural Language Processing che permette la categorizzazione dei ticket. Le tag estratte sono utilizzate per taggare i ticket stessi. Poi dopo farò vedere alcuni esempi un po' più in dettaglio. Questo è esattamente l'ultimo step in cui appunto la tag estratta viene in automatico, viene taggata in automatico sul ticket per far sì che il ticket possa essere riconosciuto con un tag e indirizzato verso il team di risoluzione corretto proprio sulla base del tag utilizzato. Entrando un po' più in dettaglio di quello che è l'implementazione tecnica di questo flusso di lavoro, partendo dal primo step, la piattaforma Dialogflow di Google, che consente di sviluppare un flusso conversazionale, è di base, si presenta di base così. Questa è ovviamente l'interfaccia di ingresso e consente di creare un flusso conversazionale a partire da questa interfaccia qui, ma consente anche di accedere ai dati presenti su uno storage, quindi in questo caso legarsi in qualche modo ad Odoo, per far sì quindi che possa essere in grado di rispondere alle domande, quindi accedendo ai manuali caricati. Il tutto poi si traduce praticamente in un bot del genere, che chiaramente questo è il bot che la piattaforma dà in output, ma che poi tramite integrazione con Odoo viene visualizzato su Odoo stesso. E in questo caso, per esempio, questo esempio qua, il bot è stato in grado di accedere alle informazioni caricate sul data store e rispondere a domande relative ai manuali caricati in questo caso. La seconda parte, quindi, di cui parlavo, ovvero l'integrazione del chatbot con Odoo, avviene invece attraverso quelli che si chiamano i webhooks, che permettono quindi la connessione real time tra il bot creato tramite la piattaforma Dialogflow e l'help desk di Odoo. E questo consente quindi in real time di ricevere informazioni dall'utente, rispondere in real time ed eventualmente aprire o cambiare ticket, come qui per esempio in cui il bot stava andando appunto ad aprire un ticket su Odoo. La terza parte invece è appunto quella che dicevo poco fa, ovvero la parte in cui un algoritmo di classificazione di testo consente di estrarre delle tag da poter utilizzare poi per taggare i ticket. In questo caso Google ci viene incontro, sempre perché nella piattaforma sono presenti una marea di tool di intelligenza artificiale, ognuno che fa al caso proprio. E in questo caso, per esempio, abbiamo utilizzato questo tool di Vertex AI che si chiama AutoML, che consente di fare classificazione testuale multilabel ed è quindi in grado di estrarre con un certo livello di confidenza tutta una serie di label che poi possono essere utilizzate per taggare i ticket. E qui arriviamo all'ultimo step del flusso di lavoro, ovvero il tagging del ticket stesso. Questo è come si presenta un ticket su Odoo una volta taggato, ovvero a partire dal testo del ticket stesso, in cui per esempio qui c'è una certa parola chiave. Tramite l'utilizzo dell'endpoint, del tool addestrato per classificare il testo, siamo stati in grado di taggare il ticket con la tag appropriata, inverter e bot, perché appunto in questo caso veniva dal chatbot. E questo ovviamente ci consente di fare tutta una serie di azioni, ovvero poi a valle del processo di tagging, indirizzarlo al team giusto, guardare anche visivamente, senza dover aprire il ticket, qual è l'argomento in questione, ma anche appunto fare in modo che il chatbot sia in grado di accedere ai ticket aperti, estrarre la label e capire anche attraverso l'interazione successiva con l'utente se chiudere o meno il ticket stesso.
Il tool, diciamo, al momento è in grado di fare tutti questi step appena descritti, quindi di base aprire ticket, taggarli, cambiare lo stato e rispondere in automatico al cliente. Ci sono però tutta una serie di cose che stiamo mettendo in fila, tra cui per esempio appunto l'analisi del sentiment che dicevo poco fa, per capire quindi qual è l'esperienza dell'utente quando interagisce con questo tipo di chatbot, ma anche provare a fare delle sintesi delle conversazioni, perché tante volte magari a partire da conversazioni tanto lunghe si può estrarre una sintesi che può essere utile successivamente per prendere altre azioni, e tutta una serie di altre cose per consentire, diciamo, di categorizzare i ticket e indirizzarli in maniera più velocemente possibile al team o comunque all'azione diciamo più appropriata. E questo è, diciamo, il tool che abbiamo sviluppato. Grazie. Bene. In anticipo sulla tabella, sì, di marcia, rapidissimo, perfetto, va bene così. Allora, ci sono domande? Guarda. Okay. Un attimo che... Facciamo un applauso a Marcello, dai, che lo vedo un po' scarico a quest'ora. Troppo esaltito. Ci siamo, vieni più qua, Serena. Sì, io non so perché. Volevo sapere, il chatbot, come riesce a identificare il cliente? Allora, lì c'è tutto un sistema di riconciliazione poi interno tramite integrazione, perché di solito il chatbot, per come è pensato adesso, di fatto chiede all'utente il nome e poi attraverso la richiesta del nome fa una ricerca per vedere se è già, diciamo, sui sistemi oppure no, e fa una riconciliazione tramite ID di base. Okay. Quindi è questo il concetto. Ovviamente se arriva un cliente nuovo, non riconosciuto, verrà categorizzato come cliente nuovo, quindi tutto questo tipo di informazioni poi sono storate in un database. Quindi può essere una richiesta di partita IVA, una richiesta, qualcosa che comunque diventa univoco, e poi, e poi riesco a sapere quante volte quel cliente mi ha fatto o che domande mi ha fatto nel tempo per un'analisi. Esatto, anche appunto in ottica di riprendere i ticket già aperti c'è questo tipo di lavoro, quindi vedere se quel cliente ha già un ticket associato. C'era un'altra. Quindi, di conseguenza, se io riesco a capire chi è quel cliente, probabilmente a quel cliente hanno già risposto determinati team o determinati operatori. Esatto. Potrebbe essere anche questo un suggerimento per velocizzare il tutto? Esatto, infatti l'idea un po' più generale che andrebbe messa in conto è proprio fare in modo che il chatbot possa accedere a tutta una serie di dati raccolti precedentemente per avere questo tipo di informazioni, quindi avere più informazioni possibili sul cliente e velocizzare il processo di risoluzione. Sì, c'è una domanda lì, ma secondo me te l'hanno suggerita la domanda. No, io lo so pure chi è il suggeritore. È mia. No, volevo sapere se c'è una tabella eventualmente di, visto che usate Google, alle API di Google, di costi per richiesta barra conversazione, e collegato a questa domanda se c'è una motivazione per cui non avete optato per soluzioni open source tipo LangChain con tutti i relativi modelli per... sai già di cosa... Sì. Allora, per i costi, vabbè, Google comunque c'ha tutta una price list che va a quante... cioè di base si basa al numero di query che tu effettui quando richiami il chatbot, quindi che ne so, 0,001 centesimo per query, e quindi devi fare poi tutta una serie di cose anche relative al data store, a quanti giga utilizzi per storare i manuali. Comunque c'è un pricing che uno può anche immaginare prima, anche per esempio per proporre ai clienti, no? Dici, ho questi volumi, immagino che avrai questi altri volumi, ti do un pricing al mese che è questo, sulla base del conteggio Google. Per la seconda domanda, allora, il punto è, utilizzare qualcosa tipo LangChain, OpenAI e il tutto insieme, è senz'altro fattibile, in realtà per altre cose l'ho anche fatto,
Però per questa tipologia di lavoro qui, in cui comunque devi utilizzare anche queste capabilities di raccogliere informazioni dai manuali, Google ti offre questo tool pronto, che comunque non dico che è a basso costo, ma il gioco vale la candela, nel senso che il tempo che tu utilizzeresti per svilupparlo e pagare una risorsa per farlo, alla fine hai il tool che è già pronto, no? E quindi in tal senso, cioè, nel senso, non c'è paragone. Oltre al fatto che sulla piattaforma chiaramente c'hai tutta una serie di potenzialità computazionali che magari altrove non avresti. Quindi usare il cloud comunque ci aiuta sotto diversi aspetti. È lì. Tu hai aspettato che Marcello scendesse per alzare la mano. Salve, sono Panfilo, vengo da Pescara. Dunque, io mi occupo di intelligenza artificiale da 30 anni, quando ancora si pensava a qualcosa di fantascienza. Ho fatto un dottorato, quindi se faccio questa domanda non è perché sono contro. E qual è il tasso di gradimento, di successo della risoluzione dei ticket tramite questo sistema automatico? Perché con l'esperienza che ho, in realtà poi viene un po' enfatizzato l'insuccesso rispetto ai successi, quindi ai benefici che si ottengono queste tecnologie. C'è una sorta di, non so, di paura, no? Non so se avete riscontrato anche voi questo effetto un po' strano. Allora, io devo dire che parliamo di tasso di successo nel senso presentandolo al cliente o tasso di successo proprio delle potenzialità dell'algoritmo? No, no, in produzione o comunque in fase di test in reale con il cliente, qual è la percentuale di successo che è misurabile con vari indicatori o in termini di risoluzione del ticket in maniera automatica, con una risposta automatica magari, oppure in termini di tempo, insomma. Ok, allora noi attualmente, come dicevo all'inizio, comunque è ancora una roba interna, nel senso non è stata, però nella mia idea, se mai dovesse uscire fuori questo tool, che secondo me è altamente potenziale, in una prima fase, siccome appunto i clienti spesso hanno anche un po' paura ad usare l'intelligenza artificiale così out of the box, in una prima fase si può pensare a utilizzare questi processi richiedendo in un primo momento anche una conferma dell'operatore sulle label che l'AI ha generato, anche per una questione di dare una sicurezza interna sull'affidabilità del tool, perché spesso è vero che il tool dà un livello di confidenza di quella label, però magari un cliente che non sa che cos'è un livello di confidenza non capisce le potenzialità di una cosa del genere. Per cui ti direi, bisogna, ma questo in generale, proprio l'AI in Italia, per far sì che entri veramente, secondo me, deve entrare pian piano, nel senso non si può proporre a un cliente subito, soprattutto i clienti un po' più piccoli, una cosa del genere senza fargli capire qual è il valore e la potenzialità. Io direi che ha un potenziale successo, però ecco, bisogna anche trovare il modo giusto per farlo capire. Hai perso il turno. Faccio una domanda un po' laterale. Sì. Nell'implementazione che avete fatto sicuramente avete usato Enterprise, cioè il desk è quello di Enterprise, immagino, giusto? Sì. E avete valutato anche soluzioni Helpdesk di ambiente open source UDCE? No, onestamente no, ma questo no. Stavo chiedendo aiuto al pubblico, però no. Niente. Chiedo l'aiuto da casa. Chiedo l'aiuto da casa. Non pervenuto. Ok. Va bene. Io sono domande brevissime, però ne ho alcune. Una è se avete fatto una comparazione di prezzi fra le richieste su OpenAI e Vertex, e se c'è un certo vantaggio anche a discapito magari della funzionalità tool già pronta di Google. E un'altra cosa, mi è parso di comprendere che avete utilizzato il modulo Webhooks di Odoo, se non è così. Dialogflow. Cioè il tool di Google ti dà la funzionalità Webhooks per poi, insomma, ma il modulo installato su Odoo è un modulo rilasciato da voi o è un modulo standard di Odoo? È il modulo standard di Odoo. Sì. E poi un'altra cosa, volevo comprendere se il sistema funziona
a valle del ticket già arrivato e quindi la catalogizzazione, la cataloga dei ticket che sono già entrati attraverso un portale, che può essere anche quello helpdesk di Odoo, oppure c'è la possibilità di utilizzare il sistema per dare informazioni al cliente, eventualmente arrivare all'apertura ticket e catalogare anche se ci sono effettivamente delle assistenze in piedi per quel determinato cliente. Okay. Se non è stata chiara la domanda, la ripeto. No, mi è chiaro. Stavo pensando che più o meno si collega alla prima domanda, nel senso che di base l'idea è che il chatbot accede alla base dati, quindi se ci sono ticket già aperti con un certo ID è in grado di fare la riconciliazione. E quindi se un ticket è stato aperto prima ma senza il chatbot, ma deve essere chiuso perché l'utente sta riscrivendo, lo può fare. E poi mi avevi chiesto un'altra cosa, vero? Sì, la comparazione dei prezzi fra le richieste OpenAI e... Allora, ti dico la verità, per questa attività nello specifico io sono andata direttamente su Google perché, non lo so, c'era questo tool comunque nuovo, seppure c'era anche molto... come dire, era molto sponsorizzato, molto potente eccetera, per cui l'ho provato proprio per fare questa attività qui e poi non mi sono posta il problema di usare in questo caso OpenAI. L'ho usato per un'altra attività, l'ho trovato chiaramente un po' più macchinoso, sempre in ottica LangChain eccetera. Non so però se Azure ha un tool simile a quello di Google già pronto, perché un conto è OpenAI standalone, un conto è tool fatto da Azure che si basa su OpenAI, questo non lo so, però io immagino che i prezzi siano più o meno quelli, cioè quando parliamo di cloud di solito tra i tre competitor più o meno i prezzi stanno lì. Cambieranno i servizi a corredo, immagino. Esatto. Va bene, allora un applauso a Serena.